questa mattinata piena di contenuti, piena di lavoro dietro, piena di idee, piena di concetti importanti per tutti noi. E concludiamo con l'ospite d'onore che è qui con noi oggi, che è la ministra delle politiche giovanili, Fabiana Dadone. Grazie, intanto mi associo all'ostilità verso le conclusioni d'effetto, perché anch'io stesso ho questo problema. Allora, mi sono segnata un po' di vari argomenti che avete toccato. Io naturalmente non sono venuta qui con un discorso preparato, non li amo, mi fanno sembrare estremamente rigida, ma perché trovo più interessante ascoltare i vostri spunti. Partirei dagli ultimi interventi. È stato bello sentirvi dire che c'è stato un dialogo coinvolgente su ciò che è l'Europa, e che arrivati qui si è sentito respirare un'aria che dovrebbe far respirare quantomeno l'idea di un'Europa con fini aperti. Voi, buona parte di voi, sono già nati all'interno di un contesto nel quale le frontiere non esistevano più, se non quantomeno disegnate semplicemente sulla cartina, e la possibilità, come quella dell'Erasmus Plus, il corpo di solidarietà, l'idea di andare nelle università a fare periodi importanti di acquisizioni, di competenze, di esperienze, ma anche esperienze di vita, non soltanto lavorative e formative, erano praticamente acquisite. È chiaro che nel contesto di questo 2022, anno europeo dei giovani in Europa, questo devo dire che è stata lungimirante. Dopo due anni di pandemia, in cui io ho ascoltato molte ragazze e molti ragazzi rappresentare le difficoltà di due anni di isolamento, di distanziamento, di mancanza di possibilità di confronto, se non tramite gli strumenti come i social, comunque i canali disintermediati, che sono importanti, ma non sono uguali a potersi trovare qui come oggi, a guardare tramite questo splendido panorama, potersi confrontare su un argomento così importante. La mia parola era praterie, se posso dirlo. Sulle politiche giovanili ci sono delle praterie che potrebbero essere percorse, che non vengono quasi mai percorse, purtroppo, un po' perché alla politica, lo dico a nostro malgrado, non interessa molto spesso, un po' perché viene considerato un futuro molto lontano su cui non investire, quando invece è un presente abbastanza oggettivo. L'Europa in questo invece è stata lungimirante, ha dedicato questo 2022 proprio ai giovani. L'anno europeo dei giovani doveva essere in teoria l'anno in cui, e qui sarò un po' lunga, scusatemi, ma gli spunti sono stati notevoli, vi allungherò il pranzo, però ci tengo un po' a rispondere alle sollecitazioni che avete rappresentato. Un 2022 di aspettative, in cui si poteva tornare a discutere insieme di come migliorare i programmi europei. È stato lanciato l'Erasmus sul lavoro, abbiamo potuto parlare di tanto. Ci troviamo in un contesto in cui l'Europa parla di solidarietà, di accoglienza. Abbiamo una guerra qui ai confini, decisamente confini con l'Europa, e oggi tutto quello che avevamo dato per scontato non è più tanto scontato. Resta il fatto che momenti come questi siano importanti invece discutere, tornare a discutere di quell'Europa solidale, di quell'Europa di unione di popoli, che forse un po' abbiamo dato veramente per scontato perché l'abbiamo visto fin dall'inizio. Io in realtà l'ho vissuta da una certa fase in poi, nella quale era possibile viaggiare senza passaporti ed era tutto concepito in maniera così semplice. Trovarsi due anni di blocco, anche solo a uscire dal proprio comune, è stato sicuramente disorientante. Lo è stato anche per noi che abbiamo governato, è stato disorientante trovarsi quasi con un piede fuori dalla situazione pandemica e trovarsi di fronte alla prospettiva di un conflitto che è più grande di tutte le nostre paure. Però abbiamo anche grandi possibilità di discussione. Una domanda che ti sei posta è: che cosa ho ricevuto dall'Europa? E io la domanda che pongo a voi invece è: che cosa vorreste in termini di nuova progettualità dall'Europa? Perché sicuramente essere ambasciatore, diventare ambasciatore di quelli che sono i programmi europei, è il metodo migliore in assoluto per riuscire a far vedere il bello delle progettualità a ragazzi che, a differenza vostra, non sono attivi, non sono coinvolti nelle associazioni, non, per qualche motivo non sanno, non conoscono tutte le possibilità che ci sono di fronte. Allora, per avere delle occasioni nelle quali voi possiate raccontare ciò che, quanto l'esperienza tramite i progetti europei vi ha cambiato, vi ha permesso di acquisire competenze, poi completarle
utilizzare è un argomento per cui ci vorrebbe un'altra giornata, ma la domanda che faccio a voi è come vorreste questi programmi, perché credo che sia da voi che debba partire, e naturalmente non solo dei presenti, ma da tutti i giovani che hanno vissuto i programmi europei e che vivono, non solo l'Italia, ma l'Europa di oggi, e ci dovrebbero dire come indirizzare i programmi di domani, perché il decisore politico non ha le chiavi in mano delle soluzioni di nulla solitamente, e prova chiaramente con le consultazioni ad avere un indirizzo che sia conforme alle aspettative, ma da qui a costruire un percorso invece con chi ha vissuto i programmi è tutt'altra storia. E qui mi ricollego ai modelli di partecipazione. È stato detto, scusate, ma ho preso appunto in maniera un po' disordinata all'inizio, se non ricordo male, da Elisa, nei modelli di partecipazione che avete posto come momento essenziale rispetto a quelli che sono gli obiettivi. I modelli di partecipazione sono fondamentali. Secondo me il lavoro per invertire, rovesciare quello che è un meccanismo a cui immagino il consigliere regionale Ivano Martinetti, che saluto e ringrazio naturalmente per avermi preceduto, convinto a venire in questo appuntamento stamattina, è difficile riuscire a invertire i modelli. È più facile che la politica prenda decisioni e non si apra se non con delle consultazioni sporadi che si fanno, quiz, 20 domande, e poi si vede di trarre le proprie conclusioni. Ribaltare i modelli, invece dire costruiamo dal basso verso l'alto le decisioni, è un modello estremamente più complicato. Uno richiede alla politica di fare un passo indietro, ma secondo me fare un passo avanti in termini di unità, anche perché, ripeto, nessuno ha le chiavi delle soluzioni in tasca, ed è giusto che invece si costruiscano dopo insomma, un periodo nel quale secondo me la democrazia rappresentativa ha anche vissuto e vive degli scossoni che non sono piccoli, riuscire a coinvolgere le associazioni, vale per quelle giovanili, ma secondo me dovrebbe valere per tutte, e insieme a loro costruire dei percorsi, portarli a sedere sui tavoli decisionali. Questo è anche tra gli obiettivi che l'Europa pone a tutti gli stati membri, e che anche l'Italia in parte sta facendo, in alcuni ministeri si fa, in altri di più, in qualcuno decisamente di meno. È un percorso difficile, ma credo che sia importante. La legge regionale del Piemonte è una buona legge, effettivamente, è una legge rimasta immobile, che richiede naturalmente la fase successiva, quindi penso che sia la fase attuativa, che è la più complicata in assoluto, vale uguale per le leggi nazionali, si scrivono su carta delle cose spettacolari, poi da lì a tradurle in realtà richiede un impegno, ma anche un controllo da parte di chi sta fuori dalle istituzioni, che deve essere un controllo non inteso in maniera negativa, ma anzi utile. Se accende una stanza, una luce dentro una stanza, automaticamente tutti si attiveranno per riuscire a rendere migliore la fase di attuazione. Questa legge, è vero, sarà una legge su cui bisogna lavorare per portarla avanti, ma è anche vero che ci sono regioni d'Italia che neanche ce l'hanno, una legge sulle politiche giovanili. Però si stanno creando dei modelli in alcune regioni nelle quali gli assessori, comunque i presidenti di regione, chiamano le associazioni giovanili, creano dei gruppi di lavoro e insieme stanno costruendo quella che sarà la legge regionale con le modifiche alla legge regionale. Io ho già partecipato in questo momento a tre di questi tipi di costruzioni di percorsi. Sono percorsi estremamente positivi, oggi ho partecipato volentieri anche per segnare un passaggio positivo rispetto ad una costruzione di un processo legislativo che non arriva dall'alto verso il basso, ma che dal basso arriva verso l'alto. Credo che questo sia importantissimo. Il modello, quello degli ambasciatori, prima hai accennato il fatto che vorresti essere ambasciatore delle tue competenze e poterle utilizzare anche come qualifica professionale. C'è un tema legato sicuramente al youth work, c'è un tema legato alle competenze che si assumono trasversali, anche quando si svolge il servizio civile universale, si fa un'attività di volontariato, diciamo, di qualsivoglia tipo, si sviluppano delle competenze incredibili. Non è sempre facile riuscire a spenderle in senso positivo nel mondo del lavoro e a rappresentare una parte di sé con una, che sarebbe più facile, con una certificazione uniforme, e su questo stiamo lavorando intensamente e non con poche difficoltà per riuscire a garantire per il servizio civile la certificazione delle competenze acquisite. Penso a questa progettualità perché quella è direttamente gestita dal mio ministero, ma anche qui ci sono situazioni che sono
a macchia di leopardo lungo le regioni, ci sono delle regioni che sono all'avanguardia in maniera incredibile, riescono a darci un supporto su questo, e altre molto meno. Ma rispetto all'essere ambasciatori dei programmi e delle progettualità, vi faccio presente che quando abbiamo dovuto aprire l'anno europeo dei giovani in Italia, io ci ho tenuto, nonostante il clima complesso a livello internazionale, a fare un evento a Roma. L'abbiamo fatto la Rapacis, che era anche un luogo simbolico, visto il contesto internazionale di guerra, è venuta la commissaria Gabriel. E io mi sono domandata come poter fare aprire un anno europeo dei giovani se poi a parlare ci saranno soltanto rappresentanti istituzionali e persone, diciamo, di un'età che non è proprio in linea con quella del target delle politiche giovanili, non quelle europee, ma quelle italiane. Abbiamo pensato di selezionare 40 ambasciatori e abbiamo creato un dialogo tra la commissaria europea, i giovani ambasciatori che hanno proprio rappresentato con domande semplicissime e dirette. Hanno chiesto chiarimenti sulle progettualità europee, hanno fatto le loro proposte di modifica di alcune delle progettualità europee. Insieme ho voluto invitare il sindaco di Tirana, perché lo dico? Perché Tirana è capitale europea dei giovani, perché l'Albania è naturalmente un paese che non fa ancora parte dell'Unione Europea, ma che abbiamo coinvolto nei dialoghi della conferenza sul futuro dell'Europa, perché riuscire a coinvolgere ragazzi di paesi che non fanno ancora parte di questa grande Unione, ma che ambiscono ad entrarci e vorrebbero insieme a noi costruire le prospettive, questo l'abbiamo valutato naturalmente sia con il Ministero degli Affari Esteri, non mi sono svegliata io la mattina e ho tirato questa idea su un tavolo, però ci ha aiutato a dare un'impostazione che fosse meno autoreferenziale e un po' più aperta, e anche qui si è creato un bel dialogo con dei paesi ai quali dovremmo guardare con interesse, anche perché ci permetterebbero di guardare l'Europa e tornare a guardare l'Europa con degli occhi differenti. Legge regionale, questo è un tasto che ho toccato già prima, lo strumento della consulta giovanile, anche questo è stato detto prima. E ci dovrebbero essere, secondo me, ovunque le consulte giovanili. Purtroppo anche qui abbiamo una situazione complessa e composita, la macchia di leopardo sul territorio, ci sono territori nei quali le consulte ci sono e le amministrazioni comunali incentivano le associazioni giovanili a creare delle piccole consulte per monitorare il lavoro, ma più che altro per fare una valutazione di ciò che si sta facendo, proposte sia ex ante che ex post. Con l'ANCI il lavoro è in corso, credo che sia più un fatto di impostazione mentale. Quando smetteremo di considerare i giovani come il futuro che arriverà un giorno poi forse, e cominceremo a valutare tutti gli interventi che facciamo anche a livello legislativo, e lo dico da membro di governo, qui lo ricordo in ogni occasione utile ai miei colleghi, in termini di impatto sui giovani avremo trovato la chiave di volta giusta. Io non sono, e qui vi do un'immagine figurata magari dell'idea, non sono io il ministro dei giovani e tutti gli altri miei colleghi che siedono al Consiglio dei Ministri e quelli di tutta la fascia di popolazione over 35. Loro, così come io naturalmente, io ho fatto un comitato per valutare l'impatto delle politiche pubbliche sui giovani, ma ho chiesto loro ogni volta che scrivono una norma, compresa la riforma delle pensioni, che apparentemente è la più distante che ci sia dal mondo delle politiche giovanili e dei giovani, di chiedersi che effetto avrà sui giovani e sui ragazzi e sulle ragazze di questo paese, perché ogni politica pubblica ha un impatto, che sia diretto o indiretto, la transizione ecologica ce la si creeranno nuovi lavori green, quanto impatterà in termini di nuovi corsi di studio universitario, di nuovi modelli di formazione, come si parlava della gamification. Io sono d'accordissimo col fatto che la gamification in sé permetta un modello di apprendimento diverso, stimolante, che faccia anche imparare prima, non vedo nulla di male nell'imparare divertendosi, anziché con le lezioni frontali, che sembrano dover essere legate, diciamo, ad un mondo che secondo me oggi, non dico che non esista più, ma oggi può modificarsi. Quanto la transizione digitale avrà un effetto, un esempio su tutti, sugli adempimenti burocratici. Se uno può fare tutto tramite cellulare senza andare in 18 sportelli differenti, sicuramente sarà tutto più facile. E questo, vabbè, per fare un esempio. Poi, andando alle politiche nazionali, chiudo perché altrimenti rischio di rischio di linciaggio. È chiaro che per riuscire ad avere un'omogeneità sul territorio serve un quadro a livello nazionale. Oggi non c'è una legge quadro, un corso di interlocuzioni fitte con Palazzo Chigi per permettermi di portare nel primo decreto utile quello che voleva essere una delega, ma ho deciso di fare con una norma di articolo un piano che sia triennale sulle politiche giovanili.
Il problema è quello che vi dicevo poco fa. Se ogni volta che si scrive una norma, lo sviluppo economico stanzia dei fondi per lo sviluppo dei videogame, oppure per l'imprenditoria legata alla rinascita dei piccoli borghi, io devo alzare la mano e dire: ah, ma diamo un incentivo agli under 35, le politiche, questo per quello, poi ci sarà il discorso della scuola, dell'università, del Ministero del Lavoro, saranno sempre frammentari e andranno, immagine, in base alla mia velocità d'azione in termini di intervento o alla sensibilità magari del ministro di turno che risiede. Invece creare una pianificazione di 3 anni, dare un margine più lungo. Oggi i fondi delle politiche giovanili sono annuali, li dividiamo 51 con le regioni, 49 a livello nazionale, con delle linee che variano in termini di spesa in base a chi è il ministro che in quel momento ricopre questo splendido ruolo, ma che si trova magari a cadere ogni anno, quindi ogni anno abbiamo indirizzi differenti, con una politica che poi è poco coesa, non aiuta l'ingresso, per esempio, tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Quindi mettere in piedi un piano triennale con un tavolo, una cabina di regia nella quale siedano tutti i ministri che sono coinvolti, che dovrebbero essere coinvolti volta in volta, aiuterebbe poi a cascata anche sul territorio a riuscire ad avere maggiore attenzione e sensibilità. Un'altra cosa che qui accenno non è chiaramente riferita a voi, perché siete tutti ragazzi attivissimi. Il mio ministero adesso da qualche settimana ha ripreso, ha iniziato un giro per l'Italia per occuparsi di un altro primato triste, purtroppo, che abbiamo in Europa, che è quello dei ragazzi inattivi. 3 milioni non studiano, non lavorano, non si formano. E per riuscire a trovare una soluzione, perché una volta l'anno, lo dico criticamente, ma esce sul Sole 24 Ore, uno splendido, o sul Sole, comunque su un articolo di giornale, la classifica, siamo i peggiori d'Europa, tutti se ne occupano per una settimana e mezza, poi di nuovo l'argomento cade nel dimenticatoio. Quindi, insomma, dopo aver lavorato intensamente, ho assegnato uno studio all'università, quindi ho voluto che i giovani lavorassero su questo argomento per darmi sia un'analisi delle motivazioni che le possibili soluzioni, siamo partiti con un bellissimo camion per le città d'Italia. E si sono uniti mano a mano i partner, le aziende private, che sono volute venire, i rappresentanti delle aziende private, che non sono voluti venire per stare con il ministro, loro non interessava niente, volevano dare qualcosa in termini di restituzione alla fascia più giovane di questo paese, che si sono resi conto di essere stata dimenticata forse per troppi anni. E io ho visto una bellissima rispondenza, finora i ragazzi che si sono trovati completamente immobili di fronte ad un labirinto tra ciò che fare o non fare, alcuni vivono in contesti molto diversi dai miei, dai vostri, non sanno neanche delle possibilità che l'Europa ti dà, e allora andare a raccontare tramite giovani come voi, o mettere altri giovani che svolgono professione a raccontare come si sono formati, è un modello che in questo momento ha funzionato moltissimo, ha fatto anche un po' rinascere l'entusiasmo dei ragazzi che ho visto un po' quello sguardo spento in questi ultimi 2 anni. Detto questo, io vi ringrazio per questa iniziativa, mi auguro che possiate mandarmi, se volete, anche delle idee, degli spunti che proverò a mettere in atto con i tempi, chiaramente, che non vi nascondo essere l'ultima, con un entusiasmo che, devo dire, continuo ad avere come se avessi